Gli unboxing, quelli ficcanti. Gli unboxing, quelli ficcanti. Gli unboxing, quelli ficcanti. Ostia però, qui non si scherza niente, non si scherza. Non si scherza. Anzi, io le faccio già una proposta. Pesiamo il pacco così come non dico stronzate, io non peso pacco. Posso sentire quant'è? Beh. Le dico... La dimensione, secondo me, un poco potrebbe essere ingannevole. C'ho un bel po', perché cosa c'hai qui? Un bambino? Scusi, eh? La dimensione potrebbe essere ingannevole, però è un pezzo questo che... Potrebbe stupire. Sollevicarmi? Lei che mi conosce in un periodo un po' particolare, secondo me. Ah. Le dico questo. Si vede già cos'è? No, per ora no. Peccato. Per ora no. Allora, intanto diciamo come al solito Solito questo, come lo vedrete, andateci comunque a prescindere anche dal pezzo, a supportarci su Shozeta, Gondami, quando dovete fare un acquisto, perché comunque rimane a tutt'oggi il sito più conveniente per questa tipologia di oggetti, Transformers, sì, robottoni non Bandai, eccetera. Confermo. E mettete il codice su in alto in supporta il tuo recensore, il codice ficcante, che ovviamente non può che corrispondere al nostro canale. Mi raccomando, non sbagliatevi, perché io è già un po' che mi sbaglio e non funziona. Se vi sbagliate non funziona. Quanto fa il simpatico il nostro amico Asso. Stia attento che mi sta sparecchiando tutta la tavola qua. Ok, vai. Vado. Secondo me c'è molta protezione, ho usato una scatola, capito, molto protettiva, perché vede c'è una brown box, anche qualcuno l'ha scornato un po'. Alla fine hanno le loro ragioni, non usare brown box protettivi. Certo. Anche in oggetti dove non sono previsti. A meno si capisce che nessuno l'ha aperto, perché è tutto imbustato, è tutto chiuso. Esatto. Quindi questo arriva come lo imbustano. Ma quindi... che cosa sarà? Cosa si aspetta lei? E ha detto, questo sarà un combiner all inclusive. Ma sembrava un combiner, dalle dimensioni, scusi. Però cosa c'è che non è un combiner, ma non è nemmeno... Un pigiamato. Non è nemmeno coso di dimensione. Allora, io di solito dalle dimensioni mi aspetterei un vinilone. Non credo che lei sia avvezzo a queste cose. Ma soprattutto se l'avessi ordinato lei. Ha visto come sono simpatico. Potrebbe dire, forse è il vinilone che ho ordinato io. A meno che non sia un kit. Sarà un kit. Potrebbe essere anche un kit. Secondo me... Ultimamente il mio tempo per i kit. Dunque, non è sicuramente un perfect grade, perché non l'avrebbe preso... E non sarebbe stato così gigante. Già. Poco gigante. Però... Attenzione, perché vedo effettivamente... Comincio a capire perché... C'è stato l'inscatolamento... Così? L'inscatolamento scatolato. Ok. Perché ci sono diverse cose. Attenzione. Sì. Attenzione. Colpo di scena. Sì. Abbiamo un doppio MC01. Vedi le solite cose. Se, attenzione. Apocrife come nominativi. Infatti, vada, l'aiuto. Queste sono cose che ci serviranno per proteggere i nostri robot. Lo tengo io. Tiri, ecco, tiri, non rompa. È così prima, prendiamo un pezzo. Sono diverse le scatole qua. Una, due e una tre? No, sono tre scatole? Sì. Due. No, allora questa cosa qui mi fa venire in mente... Sentiamo. Potrebbe essere... Un che? Allora, questa è la base, la basetta. La famosissima basetta. No, adesso mi sta... Sia un fake metal beat? Attenzione, KO metal beat? No, non è un KO, non lo so. Un RKO? No, cos'è? Lei si ricorda cos'è l'RKO? Lei lo guardava la WWE? Qui sicuramente abbiamo... Questo proprio... proprio vogliamo guardare il trash del trash e le cose proprio trash che posso immaginarmi che lei e altri si appassionassero. Allora, sa che veramente sono molto incuriosito. Scusi, mi faccia sentire però. Sì. Qui c'è del metallo. No, questo è pesantino. Sento elettricità nell'aria. Sì, pizzicolare. Insomma, sia un terze parti, direi che che dallo scatolamento. Non abbiamo dubbi, però lei mi fa paura quando mi si tuffa sulle terze parti senza dirmi niente. Ma no, perché io le avrei evitato tante di quelle calavinchiate che ha preso ultimamente, negli anni scorsi. Chissà. E se invece di avermele evitate questo soggetto fosse colpa sua? Colpa mia? Per esempio?
Oddio. No, colpa mia, l'avrei preso anch'io, invece no. Magari se ne è dimenticato. Aia. O magari... Adesso sì che ha la mia attenzione, adesso sì che l'effetto mi Tori, sento un coglione. L'effetto Tori potrebbe essersi vediamo, riverberato contro di me. Scusi, perché lo apre dappertutto? Che dopo non lo so, tanto... Svicolano i pezzi, dopo si depetifica dopo. C'è una scatola dentro la scatola. Ma porca miseria, vabbè certo, se è un kit, per forza... Ah! Sta diventando no, un allora, po'... allora... Una perculata, eh? Quasi peggio della calaminchiata qui, siamo a dei livelli... Sta diventando la... Spero che questa sia l'ultima brown no. box, perché alla terza brown box sta raggiungendo il record, eh? Aspetti, fa un quadro da così che no, si vede... È l'ultima? È lui, non è lui? È lui? È lui. Porca miseria. 3, 2, 1... Eccolo qua! No, veramente no, solo... qua, quella è la basetta, scusi, la basetta. Ci capisci un ma ci ma... sono anche le gambe. Ah, le gambe? Sì, caro. Ah, sì? Ah, ho capito qual è! Vedete che lavoro c'è, è un Keo Metal Blade 1.72, no, del Devil? No, è il Devil! Devil che? Cosa dice? È il Devil Wing, no, come si chiama? Devil Wing 22. È il Devil Wing? Sì, si vede dai piedi. Devil Wing 22. Ma no, bello! Sì, guardi le punte. Sì. Certo, questo qui è il KO del... Cazzo, ho detto bambine, che c'è del metallo. Le bambine pesicchiano, sì. Amici. Faccio sentire, scusa. Goduria. No, questo è fighissimo. Tutto il metallo sarà in questa parte qui, però... Beh, non è detto comunque. Bello, mi piace già. Mi sembra dettagliato. Hell, that size. Sicuramente... Vede, che è quello che dicevo. Sì. Uguale, come ha detto lei. Vabbè, i nomi li ho un po' confusi, ma ho capito qual è. Oh, ma penso che a questo punto l'avranno capito anche meglio a casa. Certo, forse sì. Però se qui c'è la base... cosa c'è nel collo? Sa cosa c'è? Quella che è la parte che piace tanto a lei. Le ha, il backpack, certo. Infatti io sono già... Esercitato. Questo è grande come questi qui, come questo è un 20 anni praticamente. Ma lei alla fine si ricorda che è stato lei la causa, perché lei mi ha segnalato per prima, ma questo certo, lo prende, E lei zitto, senza dirgli niente, adesso vi diremo anche il prezzo prima che vada sold out e magari riusciremo a recensirvelo in tempi decenti. No, questo lo voglio pigliare anch'io assolutamente, ma ha già capito. Ma perché io non mi ricordavo se lei aveva detto no, vabbè, ma poi esce il Metal Build ufficiale, prendo quello, no, ma... Dopo me lo sono un po' perso, perché pensavo fosse ancora in pre-order, no, che fosse uscito. L'effetto Tori, l'effetto Tori gli si è ritorto contro. Infatti. O Tori. O torto contro. Vabbè, questa volta sono stato gravemente punito, controlliamo che sia tutto a posto. Il pettorale, le braccia e... Poi, io ho anche già preordinato l'originale perché... Certo, anch'io, grazie a me, che gliel'ho segnalato in tempo, perché andava sold out velocissimamente. Giustamente nei Metal Build non si scherza niente. Figo questo qui, fighissimo. Ho detto, visto che non c'è questo gran costo e che mi inficca comunque... Esatto. Andiamo a capire perché qua la faccia è deframmentata. No, perché non c'entra niente col pezzo lì, credo, Ah no, è così. No, che cazzo no, ma la testa è da un'altra parte, non è la sua questa. Mo voilà. È la sua? Direi di sì. Oddio. Aspetti, volevo far vedere in diretta il suo tentativo. Il suo patetico tentativo di ricomporlo. No, guarda, non è la sua testa questa, glielo dico io, è da un'altra parte. Serve per evitare... No, ma perché hanno già evitato, perché mettendo le gambe da una parte... Ok. Dice che è quello? Dice che ha risolto così? Sì. Ma intanto qui il baffone c'è. Allora, comunque come livello di dettaglio mi sembra abbastanza... Adesso ribadisco. Sì. È un po' più grosso, c'è del metallo, non sarà metallo... Metallo è dentro, come al solito. Sì, vabbè. Più che altro è nelle gambe, perché giustamente deve stare ben bilanciato. Ok. Le mani come sono? Sono dettagliate? Le manine? Le dita si aprono, sono fisse. No, sono fisse. Ok, almeno. Ma ci saranno altre mani. No, queste sono dettagliate. Ah, no, ecco, ci sono le mani. Sì, dettagliate singolarmente, perfetto. Un plurifalange. Bene. Andiamo a vedere il passaporto. Questo mi intrippa. Quindi, amici,
piccante ed sono ecco qua. 150 150 154 euro. Vabbè, è abbordabilissimo. Non so, fate voi, l'originale costa importato 300 fischi e oltre, no, 400, che 300. Qua, no, si avvicina ai 400. Ah no, sì, ma qui in Italia non lo trovo. In Italia no, beh, se preordinavate forse sui 300 e fischi. E questo è il backpack che è enorme. Zio Cantantone. Lei zitto. La signorotto lei. È vero. Scusi. Dopo me l'ero scordato, me l'ero completamente dimenticato. Dopo sa che io mi sono fatto prendere dal Kengo Kengo. Dal Kengo Kengo. Non smetti di citare che tutte le volte mi viene fuori l'immagine. Bellissima. No, fra l'altro ci assomiglia molto il soggetto al Kengo Kengo. È lui, quello è lui. Che richiama è lui, lui. Come quello, cioè. Allora, le sposto qualcosina o... Aspetti, li inficco qua. Comunque questo brown boxing, wow, del brown boxing del brown boxing è un po', sì, depatificante, sì. È un po' paracuro. Fortuna che ho aperto la finestra, altrimenti qua e poi sta arrivando un po' di... lei guardi che le consiglio di beatificare tutto questo qua, no, qui perché io dove le metto sta roba? No, perché dico che tra due settimane tolgono i cassonetti. Già, infatti. Quindi dopo sono devo, bravo. Ha fatto bene a ricordarmi. Questo intanto lo spostiamo qua. Guarda che l'ho fatto un po' di spazio. Sono curioso. Mi piace questo unboxing, gli è piaciuto? Sì, sì, molto. Oh, mi fa piacere. Un po' come i Destiny, un po' come i Gintian, un po' come... Eccolo! Urca! Ah, ho già visto che mi trippa. Ho già visto. Bello. Però, continuo a non vedere... La falciona? No. La testa. È vero. La testa. Abbiamo già aperto tutto, no? Sì, quindi per quello che, aspetti, che allora, dovrà essere là. Qua sotto cioè, ci sarà un sacchettino qualcosa, no? Sa che li devo fiondare sui video. È lì allora, è lì. No, lì. No. Qui ci sono le clear parts. Allora, qui ci sono le... No, lì sotto non ci sono. Queste non sono di metallo, fra l'altro. Sono i falcioni, falcioni che, andarli a... Di solito erano di metallo però. È la testa che non riesco a capire come si inquadra. Ecco, la pecca di questi soggetti non è mai troppo qualità o cose eccetera. È solamente che scordatevi le istruzioni. Bisogna interpretare un pochettino, ma forse ha ragione lei, era quella che va ricomposta. Ma sembra che ne manchi un pezzettino. No, è che semplicemente questo va davanti, si inficca qua. Ma scusi, dov'è il ball joint femmina? Quello è il maschio, la femmina dove si inficca? Qua sotto. Ah, c'è, ok. Ah, ok. Eccolo qua. È riuscito? Bene, bravo. Bene. Quindi c'era già tutta la testa già composta, si era solamente deframmentata. È lui? Sembra lui. Gli occhi ci sono? Perfetto. Però, ecco, qui, in queste testa qui, per la prima volta, forse non ci sono gli effetti LED, o ci sono? No, si LED non, che... non c'è circuiteria LED. Ah, ok, perché di solito i Vientian l'avevano tutti, i Mushio, tranne il primo. No, anche l'ultimo. Ah, no, anche l'Otori non ce l'aveva. L'Otori, sicuro che non ce l'aveva l'Otori. Sì che ce l'aveva. Ce l'aveva qui sulla base, sì, tirava su e mettevi... Quindi... Quindi questo è un po' meno, da quel lato lì è un po' meno, però chi se ne frega tanto. Forse anche per via del prezzo, che a meno che non guardiamo qua e ci siano, però mi sembra di no. Guardato, sì, lì c'è. Francamente non l'ho visto, un alloggio per le batterie. E anche che non si apre. L'ho già visto, lo spazzettino lì non credo che si apra. Dove? No. Davanti? Ah, ok. Il cockpit? Forse sì. Cockpit, forse facendo un po' leva, non con una cosa metallica magari, che dopo... Sì, ecco, lì è metallico. No, non si apre. Ma lei non è dotato degli strumenti apertori, quindi... Non si può. Niente. È strano sta cosa qui, che siano sugli sprue. Cioè, che siano, Sì, quindi ci sarà... Volevo recensirlo oggi, ma a questo punto dico che ci sarà qualcosa da lavorare. Sì, un pochettino sì, 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 sì. E io non ho gli attrezzi. Anzi, sì che ce l'ho l'attrezzo. Sì, esatto. La forbice. Quello. Allora. Beh, io sono molto curioso di vederlo composto, questo soggettino. Credo anche i nostri amici da casa. Direi che... Però io dico, da quello che ho intravisto, chiaro, se siete dei puristi e avete puntato gli occhi, sapete che comprenderete l'originale con il money che ci vuole. Certo. Però questo, secondo me, è tra quelle alternative che, se non vi volete svenare, volete avere un ottimo
e rappresentativo Deathshite, che è uno dei Gundam più iconici anche tra quelli meno real, sicuramente lo è per uno che ha i gusti stile Asso, certo. Come fa vedere, questo è da avere, con i suoi gusti Shin, con i suoi gusti Destiny, con le ali pipistrellose. Beh, questo fa morte inside, anche perché le ali anche si dettagliate aprono. Anche se qui si prova a tirarle, si tirano, adesso non mi faccio fare, però si sfilano verso l'alto, mi sembra. Se fanno come l'originale Bandai, si vede? Si piegano, posso sicuramente piegare. Sì, si vede. C'hanno che sono le robe qua che si allungano, le cornacce si addrizzano. No, fa scena, fa una scena questo, questo spacca, tiene un bel po' di spazio, Non me lo ricordavo più questo. Ma lei perde, lei fa quello che in super anteprima. È vero, ma quando le robe non sono nemmeno ancora preordinabili. Mesi fa, però. Quando le robe non sono ancora preordinabili, poi dopo se ne dimentica. Dopo comunque ha fatto bene lei a prenderlo, tanto. Vede che si sfila. Sì, perfetto. È lui. Quindi vi svolazza sopra con lui così. Sembra molto ben fatto, No, per quella cifra, ragazzi, a livello di dettaglio, regalato. A livello così, secondo me è ottimo, sì. È chiaro, lo metteremo a confronto con pro e con, perché ricordiamo che l'Otori della Mosho che abbiamo preso, che abbiamo già recensito, dicevamo, ma sì, però sicuramente il Metal Build, quando siete andati a vedere il livello di dettaglio del Metal Build, ricordatevelo che aveva da dire, anzi, diceva qualcheduna di buona anche all'originale Bandai, pur essendo nettamente più gigante. Ma cos'è che non mi convince tantissimo? Posso dirlo? La il casco, il caschetto. Vedremo. C'è qualcosa che non mi quaglia. Non riesco come a capire. Al solito le dequaglianze che non sì, è strano. Gli occhi mi sembrano molto stretti. Però mi è piaciuto che oggi l'ho stupita. Ma ha tenuto lì. Aspetti che... Ecco qua, si sta deframmentando il suo ufficio. Sì, probabilmente sta... Noi nel frattempo, ricordando sempre il codice ficcante ai nostri amici... Mi raccomando. Non Asso e non depiatificato. No. Potete andare, se volete questo, o acquistare altro, sempre lo trovate comunque lì. No, questo comunque è da avere, a prescindere. Vedete, noi riusciamo a portarvi queste cose perché voi ci supportate. È una chicchia. E quindi, grazie a Showzetter, riusciamo ragazzi, fiondatevi a prenderlo perché questo merita. L'in frame è tutto in metallo, ho già sentito ed è assolutamente godurioso. Ecco, l'unica cosa, le ho detto, è la testa che mi sembra un po' strana. Me la tira fuori? No. Ok, allora saluti a tutti. Ci vediamo alla recensione. Ciao.